tra le vergogne italiane c'è anche questa che sta dietro le mie spalle, una tenda delle famiglie, dei pescatori che 59 giorni fa sono stati sequestrati dai libici e condotti nelle galere di Bengasi. Immagino che il governo stia lavorando per tentare una trattativa con il generale Haftar per poterli liberare, ma nel frattempo ci sono altre problematiche, quindi sicuramente bisogna spingere, magari anche cercare di essere un po' più energici, perché la logica del basso profilo ci ha portato per 2 anni i Marò lontani da casa, quindi non vorremmo che finisse più o meno nelle stesse modalità. Ci sono altre 2 questioni che vanno affrontate di petto. La prima è la questione logistica. Chi protesta ed ha ragione da vendere non può stare buttato per terra per 30 giorni e 30 notti come è capitato, oltre 30 giorni e oltre 30 notti come è capitato e sta capitando a queste famiglie. Si tratta delle mogli dei pescatori, delle figlie dei pescatori e di 2 armatori, i proprietari di questi pescherecci che stanno sull'astrico. Quindi c'è la questione logistica, umana più che umanitaria, che deve essere affrontata mettendo qui una tenda termoriscaldata e consentendo in autunno avanzato a queste persone di poter testimoniare la loro protesta e tenere viva l'attenzione su questo caso internazionale senza avere le sofferenze che sono constatabili venendo qui e parlando con loro stessi. La seconda questione è di carattere sociale ed economico. Queste attività sono chiuse, queste famiglie che sono famiglie comunque umili, siciliane, di Mazara del Vallo, hanno bisogno di essere sostenute. Prima si sostenevano con lo stipendio di 1000 euro al mese dei capifamiglia pescatori, oggi questo stipendio da 2 mesi è sospeso. Quindi, siccome esistono fondi che vengono spesso anche utilizzati in maniera, diciamo così, impropria o comunque discutibile, a volte addirittura sono andati per pagare i riscatti, io penso che ci possa essere lo spazio per dare agli armatori, prima che falliscano definitivamente, alle famiglie, prima che facciano la fame, il giusto ristoro da parte di uno Stato umano e umanizzante. Ho cercato il ministro degli esteri Di Maio ieri sera e l'obiettivo ovviamente era quello di cercare di sensibilizzarlo, ma soprattutto di dirgli: vieni qui, parla con queste persone perché ti aspettano, non sono persone ostili e si aspettano comunque anche una mano tesa da parte di chi rappresenta le istituzioni italiane. Comunque mi auguro che anche attraverso questo video, facendo rimbalzare il più possibile, ci possa essere un'attenzione aggiuntiva nei confronti di questa tragedia che purtroppo anche a causa dell'emergenza Covid sta passando inosservata, ma è comunque un dramma che si sta consumando per diverse famiglie. Thank you.